dal braccio di mare che separa la Calabria dalla Sicilia a Milano, luogo in cui avrebbe iniziato la sua rivoluzione, disegnando il mondo che si era già formato dentro di lui. È il viaggio di Gianni Versace, come un novello Ulisse, che lo portò a diventare il più geniale e innovativo stilista italiano, raccontato da Mimmo Calopresti al Torino Film Festival. È riuscito a essere uno che ha rivoluzionato in continuazione la moda, è arrivato sempre, diciamo, nei gusti del grande pubblico. Quello solo i grandi riescono a farlo e lui ci è riuscito. Ha inventato le top model, no? Ha lavorato con i grandi fotografi. Ha sempre avuto quest'idea di grandezza che, come dire, allora era completamente inusuale nella moda, perché si sentiva un protagonista. Cioè era lui il protagonista dietro tutto questo mondo che metteva in scena. E poi, quando tutto era raggiunto, il ripiego su se stesso, la malattia e una vita al limite della contemplazione col suo compagno Antonio, la famosa villa sul lungomare di Miami Beach, dove si consumò la tragedia, quando Versace aveva appena 50 anni. La sua morte è la morte di un'icona, di qualcuno, no, che sta dentro una parabola, no? Una tragedia greca, da dove lui poi faceva riferimento. E quindi la morte, come dire, l'ha immortalato per sempre. Essere Gianni Versace.